Da un lato, consumatori sempre più assetati di informazioni sui prodotti che acquistano, dall'altro, aziende interessate a gestire questi flussi di informazioni che riguardano l'intero ciclo di vita dei prodotti. In mezzo, la necessità di trovare linguaggi e strumenti per connettere con fiducia queste due realtà. Parliamo di tracciabilità, oggi potenzialmente più affidabile e sicura attraverso il ricorso a una piattaforma blockchain, tema al centro del secondo appuntamento di Blockchain Plaza, organizzato a Parma nell'ambito di Cibustec. Al tavolo di lavoro, tra gli altri, anche Bruno Aceto, amministratore delegato di GS1 Italy, l'ente che rilascia i codici a barre. GS1 partecipa a questa blockchain plaza e siamo lieti di poterlo fare con il suo ruolo, direi, di abilitatore. Abilitatore di cosa? Abilitatore di una soluzione che possa essere offerta sul mercato globale. Il rischio che noi vediamo delle tante soluzioni blockchain che sono presenti oggi nel mercato è che siano limitate a dei contesti molto locali o addirittura anche fosse solo nazionali, mentre l'utilizzo degli standard GS1 nelle soluzioni di tracciabilità, nelle soluzioni di blockchain, garantiscono una disponibilità di uno scenario immediatamente globale. La necessità di definire uno standard comune che consenta l'interoperabilità è una condizione per competere sul mercato globale. GS1 ritiene di poter offrire una soluzione efficace all'interno della blockchain, supportando così il percorso di tracciabilità di ogni singolo bene che finisce sullo scaffale dei nostri supermercati. Ogni prodotto va identificato in maniera seriale, quindi ogni prodotto è diverso dall'altro e deve costituire di fatto un legame attraverso il carrier, attraverso il data matrix o attraverso il data bar, il QR code, è il legame con tutto il bagaglio informativo che la filiera raccoglie, registrando informazioni sul sistema IPCAS di GS1 piuttosto che sul blockchain, eccetera. Quindi la serializzazione è il legame tra il prodotto fisico e il bagaglio informativo che viene creato dalla filiera a beneficio del consumatore. Con la serializzazione ogni prodotto ha la sua identità, un vantaggio in termini di sicurezza e servizi per il consumatore finale. Basti pensare alla gestione dei richiami di un prodotto o alla necessità di veicolare informazioni sulla sostenibilità nella fase di smaltimento. Nei fatti, però, tutti questi dati generano un bagaglio informativo in continua espansione, in gergo definito gemello digitale, che in qualche modo deve essere connesso al prodotto stesso. Andrea Ausili, Data Innovation Manager di GS1 Italy, ci spiega come GS1 ha realizzato questo collegamento. Uno degli ultimi standard definiti in ambito GS1 si chiama Digital Link ed è esattamente questo, è la possibilità di scrivere dei collegamenti in maniera strutturata e standardizzata per collegare il package, il prodotto fisico che troviamo sugli scaffali dei supermercati, con l'universo di informazioni che li riguardano e quindi portare poi queste informazioni a tutti gli attori che sono interessati a riceverle in prima istanza ai consumatori. La strada per implementare una blockchain affidabile ed efficace è però tutt'altro che compiuta. C'è molto da fare, c'è molto da lavorare, soprattutto sugli aspetti più di processo e organizzativi, perché quando si parla di tracciabilità, la soluzione tecnologica è solo un aspetto e non, oserei dire, il più importante. È molto più importante concentrarsi appunto sul processo che porta a generare le informazioni che poi vengono registrate sulla blockchain, ad avere la giusta organizzazione e di fatto a utilizzare correttamente gli standard, ancora una volta, per supportare tutto questo processo.